Agili anche sulla sabbia, veloci per il pronto intervento, studiati per far rispettare il corretto mantenimento delle misure anti-Covid in collaborazione con gli operatori degli arenili e la polizia locale. Chi li guiderà? Un operatore sanitario specializzato che potrà anche effettuare interventi di primo soccorso attivando, se necessario, la rete dell'urgenza del SUEM. Abbiamo quindi messo a disposizione, assieme alla Castelmonte Onlus, che è la cooperativa che ci aiuta nel periodo estivo per i rafforzamenti dei servizi sanitari, due quad che possono stare sulle spiagge e il personale che è a bordo, oltre che essere personale sanitario, quindi pronto ad intervenire in caso di emergenze, sarà necessario per dire ai villeggianti, a chi sta in spiaggia, di non stare troppo vicini perché appunto è pericoloso ai fini della diffusione del virus. Un'estate in cui la promozione è stata fatta ad hoc, rivolta ad un turismo locale, per poi allargare le frontiere e passare dal turismo del weekend al tutto esaurito di agosto. Così anche le misure di controllo nelle spiagge sono state gradualmente potenziate. Un ulteriore presidio che va ad arricchire quella che è la nostra offerta turistica, in questo caso nella parte relativa all'offerta sanitaria e quindi alla prevenzione. Distanziamento, sanificazione, informazione, i mantra delle spiagge veneziane che quest'anno fanno di tutto per garantire sicurezza ai bagnanti. Le condizioni sono quelle che possono dare garanzia all'ospite che voglia rispettare le regole e di fruire, come gli scorsi anni, di uno spazio incantevole e solare.